Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, sabato 3 febbraio. Un brusio impera in città sulla situazione politica, culminato nei giorni scorsi con il passaparola che dava per certe le fantomatiche dimissioni del sindaco Armelao, già depositate. Voci fatte passare il giorno in cui i giornali davano un sindaco dimissionario, ma si trattava non di quello di Chioggia, ma di quello di Rovigo. È stato perfino supposto che la voce sia stata messa in giro all'interno della stessa maggioranza. Il clima che si respira all'interno dell'amministrazione dopo la revoca delle deleghe al vice sindaco Daniele Tiozzo Brasiola non sembra essere costruttivo. Le assenze nei consigli e nelle commissioni da parte di alcuni consiglieri della maggioranza, soprattutto nei consigli dove i temi di discussione sono veramente importanti, sembrano urlare una mancanza di stabilità che invece non c'è. A parte alcuni personaggi che si sono messi a gamba tesa di traverso al sindaco, gli altri sembra continuino a sostenere la sua linea e a dare appoggio alle sue azioni. D'altronde, gli accordi elettorali sono stati tutti rispettati, tanto che si stanno aspettando da parte di Fratelli d'Italia i nominativi scelti per occupare i posti lasciati liberi da Brasiola, a cui l'incarico è stato tolto, e da Cainazzo, che invece ha dato le sue dimissioni, sembrano legate a questioni politiche. Logico che il governo cittadino non potrà attendere in eterno i due nominativi e se tali nominativi non arriveranno, prima o poi il sindaco si troverà costretto a non tenere più in considerazione gli accordi preelettorali, scegliendo gli assessori in altre rose. La novità di quest'inverno 2023-2024 è l'aperitivo dopo lavoro, che non è altro che un happy hour dedicato a chi dal lunedì al venerdì finisce di lavorare tra le 18 e le 20 e magari vuole prendersi un momento di pausa, un aperitivo con gli amici o con i colleghi e spendere il giusto. Per cui proponiamo dalle 18 alle 20, dal lunedì al venerdì, lo spritz, il prosecco e la birra, tutto a 3 euro, visto anche i momenti un po' di crisi degli stipendi. Andiamo incontro un po' al mondo del lavoro. Abbiamo una grandissima piazza di fronte col parcheggio accessibile a tutti, oltretutto anche sabato e domenica nel dopo cena per i nostri cocktail, i nostri drink. Sul Corriere della Sera del 24 gennaio scorso è stato pubblicato un interessante articolo intitolato Medicina al Pascale di Napoli, somministrata la prima dose italiana di vaccino per il melanoma. L'autrice Chiara Marasca descrive il percorso di un paziente, medico tra l'altro, affetto da melanoma, che, non ottenendo risultati soddisfacenti con la cura tradizionale, ha accettato di sottoporsi a un vaccino anticancro basato sulla tecnologia dell'RNA messaggero, simile a quelli utilizzati per il contrasto del Covid-19. Nel contesto degli ultimi due anni, contraddistinti da un governo indeciso, si è diffusa una propaganda fuorviante dei Novax, che hanno propugnato la falsa teoria di essere utilizzati come cavie per i vaccini anti-Covid. Invece è importante sottolineare che l'autorizzazione dei vaccini segue un rigoroso processo a tre fasi, coinvolgendo dapprima pochi soggetti, poi un numero più ampio e infine un numero significativo di volontari nella sperimentazione. Il caso di Napoli, dove il vaccino per il melanoma viene testato su pazienti già affetti da questa malattia, conferma che non vi è alcun utilizzo indiscriminato o sperimentazione sui cittadini. Prima di estendere l'uso del vaccino sono necessari risultati confermati. La disinformazione diffusa dai Novax risulta infondata e il caso di Napoli rappresenta una conferma tangibile dell'approccio scientifico e responsabile alla sperimentazione vaccinale. Chissà se qualcuno di questi geni Novax dovesse, speriamo di no per lui ovviamente, contrarre un tumore del melanoma e avesse la possibilità di curarsi col vaccino, se invece preferirebbe morire di tumore? Punto di domanda.
Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni, a Chioggia. Nei giorni scorsi abbiamo dato notizia che lunedì si partirà con lo smantellamento del ponte affacciato sull'Usenzo, in utilizzo oltre una ventina di anni fa durante i lavori di ristrutturazione del ponte Cavanis, per agevolare il transito di pedoni e cicli. Non più usato, è stato soggetto alle intemperie, al clima, al meteo, ed essendo in legno privo di manutenzione, in breve è diventato un rudere del quale da anni si chiede lo smaltimento. Sul post che abbiamo pubblicato sono apparsi vari commenti che auspicavano non al suo abbattimento, ma una sua riqualifica. A riguardo è intervenuto il consigliere Nichetto, il quale ha sostenuto che effettivamente l'idea di una sua riqualifica era stata presa in considerazione, ma varie motivazioni hanno fatto desistere dall'intraprendere quella linea, tra queste il fatto che il ponte non sarebbe altro che un doppione del ponte dei Cavanis, il quale ha già due piste ciclabili che spesso, aggiungiamo, non vengono neppure utilizzate. Il mantenimento della passerella non aggiungerebbe nulla se non perseverare nel deturpare lo skyline. La riqualifica della passerella per riportarla alla sua funzione avrebbe un costo spropositato, vista la sua lunghezza e la sua manutenzione periodica, essendo in legno, farebbe lievitare il prezzo, vista l'importante azione continua degli agenti atmosferici del salso. Si tratterebbe di un'opera inutile, infatti, in tutti questi anni nessuno ha mai sentito la sua mancanza per il transito da e verso Chioggia, e utilizzare fondi pubblici per mantenere un'opera inutile potrebbe solo creare problemi all'amministrazione con la Corte dei Conti. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. L'agitazione degli agricoltori italiani è arrivata a Bruxelles a seguito delle manifestazioni tedesche e si è espressa anche con gesta eclatanti. Le preoccupazioni del mondo agricolo riguardano la politica agricola comune, PAC, e il Green Deal, ma riguardano anche l'obbligo di mantenere il 4% dei terreni coltivabili incolti. In Italia si parla anche della proroga degli sgravi IRPEF e della tutela del Made in Italy. Il dissenso è stato espresso anche contro la decisione di importare prodotto agricolo da paesi con regolamenti diversi, spesso meno tassativi, e la stessa tassazione, incluse le accise. Gli agricoltori italiani, riuniti nel CRA, Comitato Agricoltori Traditi, si sono quindi uniti alla protesta nel voler difendere l'agricoltura, i territori, il lavoro e le piccole imprese contro le importazioni, i sindacati e le grandi confederazioni agricole. Agricoltura e pesca vengono spesso viste a braccetto, due mondi diversi riuniti sotto gli stessi problemi. La preoccupazione dei pescatori viene toccata dalla politica europea che intende dare spazio al prodotto ittico proveniente da paesi extraeuropei a discapito del prodotto ittico italiano, favorendo aree dove la pesca non subisce le stesse restrizioni per il pescato e per il mantenimento della risorsa. In entrambi i casi, agricoltura e pesca, non si deve dimenticare che spesso, troppo spesso, le condizioni di lavoro al di fuori dell'Unione Europea non tutelano allo stesso modo i lavoratori. I lavoratori non hanno sempre le stesse forme di tutela in questi due settori, agricoltura e pesca. Il rischio di attingere prodotto al di fuori dell'Unione Europea è quello di sfruttare le risorse della terra, del mare e gli stessi lavoratori. In questo contesto di protesta del mondo agricolo sappiamo che alcuni pescatori di Chioggia avrebbero voluto unirsi alle manifestazioni in solidarietà ai loro colleghi agricoltori, unendo il loro
disappunto per l'aumento costante del carburante che sembra la prossima settimana avrà un'impennata. Non si è trovato un accordo all'interno della marineria clodiense per dare un appoggio concreto alla manifestazione, ma è certo che anche tra i pescatori ci sono molti rantoli di insoddisfazione. Da Store 23 Intimo e Corredo fino al 5 gennaio trovi la Fiera del Bianco. Favolosi sconti sulle calde trapunte e le eleganti lenzuola, sui soffici plaid e sui morbidi pigiami. Approfitta degli sconti irripetibili alla Fiera del Bianco allo Store 23 Intimo e Corredo, Viale Venezia 3, Sottomarina. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 3 febbraio, è la farmacia San Giovanni a Borgo San Giovanni. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Ciao a tutti! Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni a Chioggia trovi zaini e trolley scontati fino al 50%. Sulle migliori marche Seven, Invicta, Tinta Unita, Comics, su tutte le collezioni disponibili, dal 20 al 50% di sconto. Ma le ottime offerte valgono anche sugli astucci completi o su quelli vuoti, buste e tombolini. Offerte valide fino a fine gennaio su una vasta scelta di ottima qualità. Cartoleria Pegaso, Borgo San Giovanni, Chioggia.